Ciao ragazzi, benvenuti in gare impossibili numero 8. Che bello, siamo dentro dai cannibali, non ci venivo da una vita qua dentro. Veramente ragazzi, è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che sono passato giù di qua. Perfetto, già la gente muore. Andiamo già molto male, perché sono gare in bici e io ho questo personaggio che non è assolutamente potenziato. Non ho voluto assolutamente potenziarlo perché moltissimi di voi mi hanno detto anche: Beastar, tienti lo scarso che così c'è più difficoltà, ci piacciono di più i video. Però sto già perdendo vita, sto perdendo vita a dismisura. Dai, col piccolo bug della bici qua in salita non va bene. Però dai, qualcosina di forza l'ha acquistata, siamo già a metà vita. Però speriamo che la gara impossibile inizi adesso. Questa qui deve essere veramente difficile, perché aveva una reputazione del 21%. Quindi ci sarà da sudare, ma parecchio. Allora, per ora siamo in 7. Ok, fermati! Vado avanti io? Bastardo! E qui ce l'abbiamo fatta, nulla di difficile. Adesso è passare qua. Qui non c'è neanche il campanello sulla bici. No, sono un po' fuori. E uno l'abbiamo superato. Se questa gara qui fosse in moto sarebbe veramente una bastardo. Vai avanti, vai, suicidati pure. Qui collisioni e gare impossibili sono veramente assurde. Dai, veloce. Il trucco è mettersi dritti giù di qua e poi morire così brutalmente. Fermi! Fermi tutti! Bisognava cascare qua dentro. Checkpoint preso! E abbiamo preso il checkpoint, siamo secondi. Grande prova, Beastar. Grande prova, grande mago. Porca vacca. E qui anche ce l'abbiamo fatta. Come cavolo si arriva dall'altra? Hop, salta! Fermi tutti quanti. Allora, bisogna saltare qua dentro, perfetti. Fermi tutti! Sull'autobus. Dai, 15 minuti per prendere 3 checkpoint. Direzione sbagliata, perfetto, vai così. Il prossimo dov'è? Vedo il traguardo. Ah, il prossimo è laggiù. Oh,
Vorrei sapere come cavolo si fa questo... Guarda, con le macchine! E questo ce l'abbiamo fatta! Porca vacca! Così, perfetto! E anche così, perfetto! Dai, salta ancora. Dai, bug dell'amici, botto. Preso anche l'altro checkpoint. E abbiamo fatto tutto il tragitto. Quegli altri sono ancora là. Ciao belli. Ci si vede. Che figata. E adesso il traguardo. Ma allora 21% dove, ragazzi? Cioè, non è stata... Prima di parlare. Ma è laggiù il traguardo. Cioè, in 20 minuti circa l'ho fatta. Vediamo di concludere, perché non vorrei cittare e andare. Vorrei concludere saltando con la bici. No, mi sa che così non ce la farò. Devo per forza atterrare qui. Ma se io scendo giù da qua, prendo ugualmente il checkpoint o è per aria? Fatemi vedere. Boh, lanciamoci giù di qua. Tanto con la bici non si dovrebbe morire. Frena. Abbiamo i freni, cavolo, in carboceramica di Formula 1 su queste bici. Ho frenato in 30 metri neanche. Ah, perché è al di là del fiume. Fatemi vedere dov'è sto checkpoint. Ah no, magari... No! Fermati! Fermati! Eccoci qua. E allora basta andare poi giù da questa, dove è un po' più alto, e concludiamo. Dov'è il problema? Fammi vedere uno spazio dove si può saltare. Dove cavolo si può saltare qua? Ah, di qua. Faccio sto mega salto. Deciso. Non so se si fa così, o se si doveva fare in un'altra maniera. Ma io faccio così, raga. Vai così! Niente da fare. E ho vinto! Conclusa. Quindi per questo episodio è tutto. Era una gara con valutazione del 21%. Io ho impiegato 20 minuti, 21 minuti per concluderla. Quindi illuminati, confirmed. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Una gara un po' difficile, ma neanche tanto, diciamo. Era fattibile. Ce l'ho fatta in 20 minuti, ragazzi. Quindi era... Pollicione in su, ok. Arriviamo a 15.000 like per un nuovo episodio. Commentate, condividete, seguitemi su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al mio canale. Qua da Bistard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.